schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0, chiamiamolo così diciamo, anche perché quando si va a modificare un'auto più o meno si parla di tuning. Ho detto più o meno, quindi non rompete il cazzo a sottolineare. Allora, parliamo della nuova auto, sta nuova auto, una Jeepetta che comunque secondo me è una merdata, però vabbè, so gusti, 345.000 per un fuoristrada comprato da San Andreas Superauto. Però andiamola a modificare e andiamo a vedere com'è sta merdata, perché secondo me Roxar sta ultimamente immettendo solamente merdate, però questo è un mio punto di vista, quindi non pretendo che voi condividiate con me il mio punto di vista, potete anche essere contrari a quello che dico io, ciò non toglie che per me rimane sempre una merdata. Quindi niente, passiamo all'auto. L'auto qui è, diciamo, fuori strada, un 4x4 buono, come dice nella descrizione lì, c'è una mappa scampagnata nel deserto, ma voglio dire, per quanto le persone giocano cazzeggiando a GTA Online, non credo nessuno andrà a fare le scampagnate nel deserto. Comunque sia, andiamo a vedere, vediamo un attimino di farla un pochino decente. Anche se ho visto che, diciamo, non si so proprio come si dice, sbizzarriti più di tanto, almeno secondo me. Poi ecco, ripeto, io vedo, sì, c'ha belle cose, queste marmitte, e sta macchina è l'incrocio tra la macchina di Trevor, il Life Guardian, il 6 ruote là, come cazzo si chiama, cioè regà, e io non lo so, io non, cioè gente ancora continua a chiedere le auto, continuate ancora a chiedere le auto, sapendo che Roxar continua a tirar fuori sta merda. Comunque a soldi elevati, perché 346.000 per una Jeepetta di merda, sinceramente, è come il 6x6, la R36, come cazzo si chiama, per capirsi, insomma, no, quello pure costa un botto di soldi, devi arrivare a rango 100 e poi non compra nessuno perché non ce fa un cazzo. Mo costa Jeepetta, ok, devi arrivare a rango 100, ma che ce famo? Che ce famo? La gente vuole dei super. C'è 10 milioni di super, ci stanno un botto di super, raga. E ancora continuate a volare in macchina invece di comunque migliorare il gioco. Però vabbè, in questo video non si parla di questo, si parla di tuning. Quindi andiamo a vedere come cazzo potremo fare sta macchina. Non mi va ad essere rompicoglioni di sempre. E quindi niente, andiamo a vedere. Io, ragazzi, ci ho messo un colore rame, che era un colore crew che avevo sotto la mia crew secondaria, con un perlescente rosa salmone che gli dà quell'effetto rame. Ragazzi, questo è un colore di quelli moddati che, diciamo, sto cercando di portare sul canale. Non è uno di quelli della lista che ho portato la settimana scorsa, uno dei 10, ma è uno nuovo che stavo tentando di fare e mi è uscito fuori sto colore. A me piace, sinceramente, è un bel colore. Diciamo che su sta Jeep ci sta pure bene, ragazzi. Ma che cazzo di sportelli, raga? Ma che sportelli? Cioè, dai, su. Poi ha roba dietro. Ma vaffanculo, Roxar. Cioè, ma io guardate, raga, io sono rimasto un po' così, no? Allibito. Ma davvero noi volemo comprare una macchina del genere? Cioè, davvero a voi vi interessa comprare una macchina del genere? Io non lo so. Cioè, il mio consiglio a priori, non vi comprate questa auto, perché tanto sono soldi buttati, sono 346.000 dollari buttati, a mio avviso, perché cioè, è una cagata, gli potete mettere pure
le rode d'oro, quei cerchioni d'oro, la potete fare pure tutta d'oro, sempre merda rimane, cioè una merda dorata, per capisse. Quindi no, io sì, sto a guardare, cioè scusatemi i miei silenzi, ma rimango allibito, ci stanno cose che veramente so inutili sia nella macchina sia nel gioco. E a me mi capita di sentire persone che veramente ancora vogliono auto. Eccola ragazzi, questa è la nuova auto, il nuovo bijou che ha tirato fuori la Rockstar, anzi la nuova bijou, perché per me è una bijou sta macchina, non è un bijou. Fa cagare, e lo ripeterò fino alla fine del video. No, vabbè, dai, beh, voglio romper cazzo fino alla fine del video, perché magari c'è qualcuno contrario, poi mi dice sotto al video: non è vero che fa cagare. No, fa vomitare, raga, fa vomitare. Diciamo che va, a me piace. Se potete, non compratela. No, a parte scherzi, raga, sono veramente soldi sprecati. Cioè, ma la potete comprare se avete un account moddato, se state imballati dei money, la comprate, la provate, vi fate in giretto, cioè cazzeggiate, ma al di là di quello, secondo me non è una gran macchina. Non so in gara come va sto bidone, perché non so come va sto bidone, però che dire, fate voi le vostre valutazioni. Io poi magari, se vedo che in gara va bene, è capace che me posso pure ricredere, ma non credo. Detto questo ragazzi, ve lascio al bidone, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.